Riprendiamo con la cronaca. Tommaso Gallo, il 47enne ucciso ieri sera a Trani, potrebbe aver pagato con la vita uno sgarro commesso in passato. Fratello e sorella della vittima furono infatti uccisi quasi 30 anni fa su ordine dell'ex boss Anacondia. Due le piste seguite dagli investigatori nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Tommaso Gallo, 47 anni, ucciso con diverse coltellate all'interno del sottano dove abitava in via Boccaccio, alla periferia di Trani. L'ipotesi della lite con qualcuno che si occupava, come lui, di recupero di indumenti usati. Quella del regolamento di conti per uno sgarro commesso, magari in passato. Si scava nella vita dell'uomo, parte civile, nel processo Dolmen alla Mala del Nord Barese, fratello di Giuseppe Gallo, una delle tante vittime dell'ex boss Salvatore Anacondia, ucciso a colpi di pistola. Secondo quanto riferì all'epoca il pentito, e poi gettato a mare con un ordigno collocato sulla testa e con la pancia tagliata da un bisturi perché i pesci lo divorassero, cancellandone le tracce. Era luglio del 1985 e nessuno, iscritto nella sentenza di quel processo, denunciò mai la scomparsa di Gallo, nemmeno i suoi più stretti parenti, tra i quali Vittoria, una prostituta uccisa dal suo protettore, il cui corpo, insieme a quello di un'altra ragazza e di un giovane, non fu mai ritrovato. Gli episodi potrebbero non essere collegati tra loro, ma tanto basta per tenere alta l'attenzione. Tommaso Gallo dormiva quando l'assassino ha bussato alla porta di casa e lo ha colpito poi alle spalle con un coltello di piccole dimensioni, forse trovato in cucina. Adesso sparito. L'unica traccia del killer sono le impronte delle scarpe sul sangue vicino all'uscio di casa e sull'asfalto. L'autopsia, che sarà eseguita martedì dal professor Francesco Vinci, potrà fornire nuovi elementi alle indagini. Intanto i carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura di Trani, Simona Merra, hanno ascoltato i vicini di casa dell'uomo e anche una sorella, originaria di Molfetta. Due anni fa.